Buongiorno, iniziamo benissimo questo lunedì con già delle lamentele, sappiatelo, quindi preparatevi. Praticamente ieri sera, quando ho poi spento la videocamera, eccetera, in realtà dopo un bel po' che avevo spento la videocamera, ci siamo messi a guardare un po' di tele, eccetera, a un certo punto mi sono alzata perché dovevo andare a vedere se il video si stava caricando, perché ho anche montato il video. Comunque mi alzo, sono inciampata e sono di nuovo caduta. Il problema è che questa volta mi sono fatta malissimo, non so come, qui sotto, quindi sotto questo braccio, all'altezza più o meno dell'ascella, ma non so tanto bene indicarvi il punto, perché ora mi ha preso, cioè ieri sera mi sembrava di essermi fatta male solo lì, adesso mi ha preso tutto il fianco e quindi in sostanza sono riuscita di nuovo a farmi male, che è una cosa che ultimamente capita veramente spessissimo. Sono diventata super sbadata e questo è stato l'unplan per la settimana scorsa, perché non credo di avervelo raccontato nei vlog, nel senso che mi vergognavo abbastanza del modo in cui ero, cioè del modo in cui mi ero fatta male, perché praticamente non ho visto il gradino delle scale, ma il solito è quello che faccio sempre delle scale qui di casa. Ho messo il piede male e la caviglia si è girata e ha sbattuto contro il gradino, e sarà successo, sì, almeno una settimana fa, forse quasi 10 giorni. In realtà la caviglia è ancora molto gonfia e qualcuna di voi si era anche accorta che ero molto zoppicante, però appunto non l'avevo, forse a lei l'avevo risposto e le avevo detto che sì, mi ero fatta male, però in generale non l'ho raccontato in nessun video, tant'è che Baso mi ha detto che se non mi passa, cioè se non si sgonfia la caviglia e non smette di farmi male, dobbiamo andarla a far vedere, cosa che mi auguro non debba succedere, perché lo sapete che già sono ipocondriaca. Se poi andiamo pure dal fisioterapista o comunque dall'ortopedico, immaginate come mi prendo bene, vabbè. E però insomma adesso ieri sono riuscita ad aggiungere altre cose che mi fanno male, quindi insomma ho tutta questa parte del corpo che è un po' indolenzita. Io non so cosa mi stia succedendo ultimamente, ma sono diventata più imbranata di quando ero piccola. Considerate che da piccola mio fratello mi prendeva sempre in giro e diceva che riuscivo a cadere anche da seduta, e un pochettino c'aveva ragione. E ultimamente sono ritornata uguale, se non un attimo peggio. La cosa positiva è che per vloggare utilizzo l'altro braccio, altrimenti oggi secondo me non sarei neanche riuscita ad accendere la videocamera. Voglio solo farvi notare i posizionamenti strategici della sedia prima di uscire, che tenga chiusa la porta del bagno, che però non ho chiuso bene, perché sennò Moiki praticamente dalla sedia sale direttamente qui sul computer, quindi sulla scrivania, e inizia a schiacciare tutti i tasti e mi ha mandato già in palla il computer un sacco di volte, e se non sale lì entra in bagno e srotola tutta la carta igienica. Questa è una testimonianza fotografica di come ho ritrovato la carta igienica l'altro pomeriggio, perché ho dimenticato di chiudere la porta del bagno. Altra testimonianza diretta: qualcuno, come è successo a me ieri, oggi ha dimenticato l'Apple Watch perché non l'aveva caricato. Quindi adesso glielo porto di sopra e glielo metto in carica, però è per farvi capire che non sono sempre e solo io l'unica sbadata di casa. Oggi è uno di quei giorni in cui siamo in giro a fare le commissioni e la cosa che mi fa arrabbiare di più è che queste commissioni non avrei neanche dovuto farle, ma me le sono andate a cercare perché, tipo, non so se vi ricordate, avevo vloggato di sicuro perché ero con mio papà e mi ricordo benissimo la volta che abbiamo fatto avanti e indietro dai vari uffici, agenzia delle entrate, eccetera. Ecco, sono riuscita a perdere, proprio non li trovo più, ho cercato tutto il weekend ma non li trovo, tutti i fogli che mi avevano rilasciato e che appunto eravamo andati a ritirare, aspettando tipo un mese prima che venissero emessi, no? Devo farmeli rifare? Mi auguro di no, in realtà. Ora provo ad andare a chiedere se è possibile magari non rifare tutto l'iter. So che lavorando anch'io comunque in regione, so che a volte ci sono dei documenti per cui è possibile magari ristamparli semplicemente, non serve rifare tutto da capo, però dipende dalle cose, non sempre è così, quindi ora ci proviamo, però non avrei dovuto farlo, per esempio quello, solo che sono una stordita veramente. Ultimamente ve l'ho detto, sarà il cambio, io patisco i cambi di stagione, secondo me li patisco un sacco e boh, non lo so, la mia testa sta sulle nuvole più del solito, è una cosa stranissima. Non fate caso alla felpa, in realtà ci sono 21 gradi, ma non è una felpa pesante, è di quelle super larghe, super comode. L'avevo presa
in Sardegna, forse, addirittura quando stavamo tornando dal mare al centro commerciale ad Olbia. E appunto, anche se non fa freddo stamattina, si vede che ero un po' intorpidita e indolenzita dalla caduta e dai vari dolori muscolari, e quindi me la sono messa. Ora in macchina mi sto rendendo conto che è abbastanza inutile, però vabbè, almeno sono uscita con questa, dato che poi devo anche andare alla CIDAC, e alla CIDAC nel reparto frigo ultimamente patisco un sacco, cioè vi giuro, entro lì dentro e non vedo l'ora di scappare fuori, e la metà delle volte dimentico tipo tutto quello che devo prendere, quindi oggi avrò la mia felpina che mi assisterà, anche se non è il momento di pensarci. Adesso concentriamoci sulle commissioni, che sennò va a finire che sto pomeriggio mi rivedete qua dentro e vi sto dicendo di nuovo: sto andando a fare quello che non ho fatto stamattina, come capita sempre. Intanto comunque una cosa l'ho già fatta, perché dovevo spedire la busta del giveaway e ritirare una raccomandata, quindi mi sono fermata in posta subito sotto casa e per fortuna non c'era nessuno, ma lunedì è sempre, lunedì mattina è sempre abbastanza tranquillo, infatti lì andavo sul sicuro. Mi preoccupa un po' di più l'agenzia delle entrate, ecco. Io ero uscita super presto perché avevo paura di dover fare tipo la spola avanti e indietro dagli uffici, come era successo l'altra volta, invece è andata benissimo. Ora sto andando solo in tabacchino, perché all'agenzia delle entrate mi hanno detto di prendere di nuovo la marca da bollo, che me lo rilasciano subito. Perfetto, anche la marca da bollo ritirata. Sto correndo stile pazza, semplicemente perché non avevo abbastanza monete per pagare il posteggio e quindi mi sta per scadere. Sto cercando di fare tutto, se prendo un'altra multa, perché tutte le volte, per 10 minuti di scarto, lo sapete, mi finisco a prendere la multa, quindi oggi sto facendo il possibile per riuscire ad evitarmelo, e poi finalmente si va alla CIDAC, cioè posso proprio tirare un sospiro di sollievo, e forse, visto che ci sto mettendo poco, riesco anche a fare la sorpresa per pranzo a Baso, perché volevo preparargli uno dei suoi piatti preferiti dell'estate. Che però, appunto, non essendo quasi mai riuscita a stare a casa, o comunque essendoci rimasta poco, e quando c'ero magari lui non tornava o viceversa, comunque non sono riuscita a preparargliela spesso. E oggi, se ho questo tempo libero, visto che appunto mi sono svegliata prestissimo, cerco di rimediare e di fargliene tantissima, così magari ce l'ha anche per domani. Già che ero ad Aosta, prima di andare alla CIDAC, mi sono fermata anche qui in zona dove c'è l'estetista, perché ho appena scoperto di averne combinato un'altra. E vai! In sostanza, avevo segnato l'appuntamento per rifare il semipermanente, scrivendo proprio nelle note, quindi non è che l'ho segnato sull'agenda, l'ho proprio scritto io, giovedì 13 settembre. Cioè giovedì è tipo il 15 settembre, perché domani sarà il 13. Quindi adesso vedo di passare a chiedergli quando effettivamente devo andare, perché domani purtroppo, cioè se è giusto il giorno, quindi se è martedì, non riesco ad andare. Ma in realtà neanche giovedì riesco ad andare, perché sono sempre a Milano, e quindi non ho idea del perché ho segnato un appuntamento del genere. In più loro non mi rispondono, quindi non mi stanno proprio rispondendo al telefono, perciò ho detto, già che sono in zona, vado direttamente a domandare, e così capiamo meglio e riesco semmai a spostare l'appuntamento, magari appunto in un giorno in cui so di esserci. Per fortuna sono riuscita a spostare l'appuntamento dall'estetista, quindi ci devo andare alla fine mercoledì, che è l'unico giorno che sono ad Aosta, e quindi era l'unico giorno disponibile. Meno male che avevano posto anche loro, perché non è facile di solito trovare un posto così in fretta da loro. Oggi è la mia giornata fortunata decisamente. Adesso io e la mia mega felpa andiamo ad affrontare l'aria condizionata della CIDAC, e devo anche darmi una mossa, perché sennò ho paura di non riuscire a preparare il pranzo e andare lo stesso a prendere Baso, perché oggi non aveva il passaggio per arrivare due. Eravamo già d'accordo che sarei andata io a prenderlo. Spesa fatta, è incredibile che prendo sempre il carrello. Oggi che ho il braccio che mi fa male, sono andata con il cestino, quindi non vi dico quanto ho impiegato, tipo mezz'ora per prendere quattro cose in croce. Ho già messo a bollire sia l'acqua per far sbollentare i pomodori che l'acqua per la pasta, e come pasta oggi faccio questa qui, che si chiama trafilatura al bronzo. No, non è il nome della pasta, radiatori si chiamano. È praticamente questa qui della Molisana, e la prendo sempre quando faccio la pasta fredda, perché è una cosa che mi ha un po' trasmesso mia mamma. Mi ha sempre fatto la pasta fredda con questo tipo di pasta, e quindi
Ogni volta, non lo so, se non ce l'ho mi sembra incompleta, è boh, più una fissa che altro. Vanno benissimo anche le penne o comunque i fusilli. Anche le rotelle sono molto buone con la pasta fredda. Vaso vuole sempre anche i würstel nella pasta fredda, quindi li faccio sempre sbollentare un attimo e poi li taglio insieme al resto. Qui ho già preparato tutti gli ingredienti che devo tagliuzzare a pezzettini, compresi i würstel che ho sbollentato, e poi vado a sbollentare i pomodorini che sono qua pronti, proprio. Li metto nell'acqua e li tolgo, è una cosa che in realtà non è necessario fare secondo me, però anche questa me l'ha trasmessa mia mamma e trovo che effettivamente il gusto sia migliore perché si ammorbidiscono un po'. Ho tagliato anche i pomodorini e sono riuscita a togliergli la pelle come fa mia mamma, quindi dovrebbe venire ancora meglio del solito. E poi vabbè, ho tagliato tutti gli ingredienti a pezzettini. Adesso deve solo venire pronta la pasta, così poi quando torniamo condisco tutto. Per fortuna sono riuscita a stare nei tempi, mi cambio solo la maglia perché quando stavo togliendo la pelle ai pomodori che ho sbollentato ho fatto il danno e quindi questa è da mettere a lavare. Comunque adesso ne metto una a caso e vado a prendere Baso così poi mangiamo finalmente che a cucinare mi è venuta ancora più fame di quella che già avevo. Ecco Baso recuperato a lavoro. Ciao a tutti! Sì, adesso c'è a casa una sorpresa che ti aspetta, nel senso che sono anche andata a casa stamattina e ti ho preparato il pranzo. Pranzo, ma E ti attenzione! ho fatto uno dei tuoi piatti dell'estate preferiti che in estate non sono quasi mai riuscita a Piatti farti. dell'estate, posso già indovinare o? Poi? Piatti dell'estate, un piatto freddo? Sì, più o meno in realtà. Come più o Cioè è meno? una cosa cotta ma poi è fredda. Come? La pasta? La pasta Fredda? fredda. La cotta? Ma che testa che ho, ragazzi! Che intuito. Prima reazione a catena serve a qualcosa, perché No, non dire più quella parola perché con non c'è ieri più! è finito. Sì, Se! dai, Festeggiamo Baso. tutti insieme, stasera organizzo un Gli ho evento! fatto anche vedere la puntata quella serale in cui hanno. Aspetta, che fa caldissimo qua No, dentro, ma eh. ci No, sono le palme dietro che. gli ho fatto vedere anche la puntata serale, quella dove hanno vinto le intese a distanza, che erano sarde ed erano le mie preferite, ma Erano io e lui sarde. non ci conoscevamo ancora quando loro c'erano a Reazione a Catena. Tu non le avevi mai viste, No, infatti. mai E visto. io le adoravo, quindi ero tutta Sì, gasata. abbastanza stravaganti sono Sì, state quelle ragazze. praticamente è tutta settimana che gli monopolizzo il televisore, ma e lui non Tra sa. un medico in famiglia, Reazione a Catena, tutta la settimana non sono riuscito Sì, a vedere nulla su perché poi le Sky. altre sere non eravamo a casa, Zero quindi. proprio, film, zero, niente, solo al computer ogni tanto mi Ma tu non sai attaccavo. che adesso, da ora in poi, sarà sempre peggio, Perché Baso? cos'è che c'è? Perché tipo inizia l'allieva che voglio vederlo. Sì, L'allieva. è tipo una fiction nuova, ma c'è Alessandra Mastronardi che a me piace. Poi comincia, come si dice? Ah, il Grande Fratello VIP, però quello non so ancora se voglio vederlo. Ah, Baso! scusate, Guarda che non ti mi do sono niente per appeso. pranzo, eh. Mangio Come tutto mai? No, sono io. svegliissimo allora, sono Ah, svegliissimo. ecco. È già tutto pronto comunque, è solo da condire. Da condire? Condita o senza dita? Baso, che schifo che fai sempre. Deve sempre dire qualcosa di. Un filino d'olio. Buono, buono, buono. E Ecco la poi creazione. mescoliamo il tutto. Guardate che bell'aspetto che ha. Sì. Qualcuno ci ha già messo una forchetta dentro e ha detto che è anche venuta bene. Moichi come al Sì, come al solito. solito, è sempre lui, eh. Quando non sappiamo a chi dar la colpa, o è Budino Ecco la forchetta, lo o sai è che fa così. Moichi. Voilà, buon appetito! Cotto e mangiato. Alla fine, nonostante avessi fatto un bel po' di pasta in più, l'abbiamo finita tutta perché era veramente buonissima, cioè non mi è mai venuta così bene, ma proprio mai. A mia mamma sì, è proprio simile, vero che era simile, simile a quella che fa Sì, mia mamma. molto buona. Secondo me proprio il trucco è quello dei pomodori, di sbollentarli e di togliergli la buccia, è la cosa che secondo me la rende più buona, perché le altre volte non ho mai fatto niente di diverso e comunque non è una ricettona elaborata da fare, perciò secondo me è solo quello il segreto e devo ricordarmi ogni volta di perderci 10 minuti in più, perché comunque star lì a spelare tutti quei pomodori è un po' lunga, però alla fine ne vale la pena. Infatti ho spazzolata completamente, era rimasta proprio solo, cioè mi ha raschiato il fondo, ne erano rimaste due alla fine che ha mangiato, proprio due, come si chiamano? Non mi ricordo mai. Radiatori si chiama. Prima, Radiatori, sì, prima avevo letto il nome. mangiato dal meccanico. Beh, ma sono simili al radiatore se ci pensi come fu. Comunque ne erano rimasti due in Sì. croce.
e li ha mangiati ovviamente Baso, che adesso voglio vedere con che forza rientrerà in ufficio dopo questa mega mangiata Ah, e come farà a veramente affrontare il con un pomeriggio. abbiocco incredibile, Ah, ragazzi. ecco, ma infatti lo immaginavo. Insieme a un piccolo Moiki, sempre più grande, comunque in questi giorni ho accumulato Moiki. Ho accumulato un sacco di sacchetti perché ho fatto un bel po' di shopping, non in questi giorni, in realtà, tipo nelle ultime 2 o 3 settimane. Aspettate che lo tolgo da lì, se no ci distrugge già gli acquisti. Amore, questi sacchetti non sono fatti per Moiki per giocare e soprattutto non sono fatti per stare qui così. La mamma vuole iniziare ad usare gli acquisti. Amore, ma come si diverte? Adesso lo tolgo immediatamente perché poi da giocare con la parte esterna finisce sempre dentro a giocare coi vestiti. Comunque, visto che appunto ho accumulato queste cose da un po' di giorni e vorrei iniziare, se non a utilizzarle perché molte sono invernali, vorrei almeno iniziare a posizionarle nell'armadio. Mi sa che mi metto adesso sfidando di nuovo il caldo perché ci sono 32 gradi in questo momento, ma non fa niente ormai. Quest'anno ci abbiamo fatto l'abitudine e mi metto a registrare il video haul. Anche se non so bene dirvi quando uscirà in realtà, perché domani o praticamente tutta la settimana sarò perennemente a Milano di nuovo per il progetto che vi accennavo nell'altro vlog, ma questa volta ho intenzione, se riesco, di vloggare almeno parte della giornata, quella in cui non sto recitando e comunque non stiamo facendo le prove. Perché non dovrei, come la settimana scorsa, essere impegnata tutto il giorno. E visto che sotto quel vlog in tante me l'avete chiesto, mi avete detto: ma quindi adesso abbandonerai il progetto con tuo fratello per recitare, cioè insomma, che lavoro farò? Non si riesce bene a capire. In realtà volevo chiarire un po' le cose perché credo si sia creato un po' di confusione. Questo nuovo progetto, quindi questa cosa del provare a recitare per comunque una serie, è una cosa totalmente nuova per me e non credo sarà da considerare un lavoro, cioè è proprio un tentativo che sto facendo anch'io per capire se sono in grado e se mi può piacere per poi appunto aderire al progetto. Quindi questi giorni che mi vedrete scendere a Milano sono semplicemente delle prove e dei test che voglio fare per capire se poi appunto mandare in porto questa cosa. Per quanto riguarda invece il progetto con mio fratello, ve l'avevo già accennato qualche mese fa, c'erano state delle difficoltà burocratiche, quindi diciamo che era poi stato messo tutto in stand-by perché c'erano quei problemi un po' burocratici, un po' legislativi e soprattutto c'erano anche delle difficoltà a livello logistico per mio fratello, però proprio derivanti dal suo lavoro principale, quindi non riuscivamo a organizzarci bene. Io ho continuato comunque a curare la cosa e sto continuando a curarla molto spesso quando mi vedete fare tutte le commissioni, andare a Milano, andare a Torino, andare nei vari uffici, agenzia delle entrate, eccetera, è perché sto comunque cercando nel mio piccolo di mandare avanti la cosa, però è sicuramente più in stand-by di quanto avremmo voluto. Tant'è che molti di voi se ne sono accorti sicuramente dai vlog, ma soprattutto magari da Snapchat o da Instagram Stories. Molto spesso quest'estate mettevo le foto prima di andare in ufficio o comunque appena uscita dall'ufficio, perché probabilmente entro qualche mese appunto ci saranno novità anche in quel senso e dovrei rientrare in ufficio, però in modo diverso rispetto a come era prima. Quindi anche di quello però vi voglio aggiornare perché appunto non riesco ancora a dare una risposta a questa domanda, perché in questi mesi ho fatto tantissime cose, tra cui anche aiutare le mie amiche, soprattutto una mia amica che ha un bed and breakfast, forse ve l'avevo accennato. Ho provato a ricimentarmi nella scrittura, quindi a scrivere di nuovo articoli, però in questo caso come freelance. Questa è semplicemente la lavastoviglie, non è stato Moiki per una volta. E quindi insomma, ho iniziato a fare tante nuove esperienze e a cercare di lavorare in modo alternativo rispetto a come facevo prima, quindi non ero più a timbrare tutti i giorni, ma ero a decidere ogni giorno più o meno, insomma. È un po' strano da spiegare, però a cercare di costruirmi giorno per giorno il lavoro e a cercare di fare ogni giorno qualcosa che mi desse degli stimoli, e sinceramente anche questa condizione non mi dispiace, quindi sono un po' in una fase strana in cui sto cercando di capire cosa voglio fare, perché non voglio neanche rischiare di pensare che
la strada più facile sia per forza quella migliore per me o comunque quella giusta. Per cui pian piano c'è tanta carne al fuoco sicuramente e spero nei mesi di riuscire ad essere più specifica e più chiara nel raccontarvi le cose. Però appunto questa cosa di Milano, quindi questo progetto e questa esperienza di recitazione è solo in prova, quindi è tutto in forse e non sarà sicuramente il mio lavoro, ma una bella esperienza, mi auguro, quello sì, di riuscire a fare qualcosa che difficilmente avrei mai immaginato di poter fare. Quindi ce la sto mettendo tutta, anche se credo che non sia la mia strada, sto comunque provando a dare il meglio di me anche in quello. 2 ore e mezza dopo sono riuscita a finire di registrare il video, però non sono ancora riuscita a fare la parte dove indosso i vestiti e ve li faccio vedere indossati perché fa caldissimo. Infatti ho continuato a fermarmi, sono andata a bere l'acqua, poi tipo mi bagnavo i polsi. Oggi è stato traumatico, probabilmente appunto anche il fatto di avere un po' di debilitazione, sì, di debilitazione fisica non mi ha aiutata. Però il video è fatto, adesso con calma, mi sa che prima mi faccio una doccia e poi mi rimetto sotto alle luci che magari nel mentre viene anche a piovere perché il tempo sulla pioggia promette abbastanza bene oggi. Comunque se venisse a piovere mi metto direttamente sotto e intanto che aspetto Baso che torni faccio, indosso tutti i vestiti, insomma, è che alcuni sono veramente caldi. Oh, Baso nonostante tutto è sopravvissuto ai 250 grammi di pasta che si è mangiato oggi. Sì! È riuscito ad andare a lavoro, a fare tutto, a tornare, adesso abbiamo fatto la doccia. C'ho un po' di acidità di Sì, stomaco, non so ecco. a cosa sia dovuto. Mi deve aver fregato il caffè questa volta. Esatto, deve essere stato proprio il È il caffè caffè. macchiato che mi sono preso prima, dopo il pranzo in Prima di ufficio. entrare in ufficio? No, la macchinetta in ufficio Ah, l'ho presa. ok, ho capito. Ma ha fregato È quello. stato Quelli delle sicuramente macchinette sono quello. beffardi e tendenziosi. Ricordatevi questo, state ben Come attenti. Sono tendenziosi? tendenziosi perché ogni tanto la macchinetta ti guarda storto. Ah, ho capito, no, non ci ho mai fatto caso alla C'è la parte vostra. in fondo del cioccolato caldo che ti guarda malissimo, ti mette il pulsantino, ma tutto così, state molto attenti, non date confidenza a queste macchinette del caffè, ti fanno male. Assolutamente, mi raccomando. Comunque noi stiamo Poi andando non dite che non do consigli, che non ve l'aveva detto, io ve l'ho soprattutto. detto, eh. Noi intanto andiamo a mangiare, se lui riesce a mangiare, io sicuramente perché ho una fame Ce la incredibile. potrò fare. E andiamo da sua mamma che ha fatto le zucchine ripiene con le zucchine che avevamo raccolto ieri quando eravamo nella casa in montagna dei miei genitori. E in tantissimi oggi che è già uscito il video mi avete proprio scritto, visto che sono grandi, dovevi farci le zucchine ripiene. E sua mamma aveva avuto la stessa Sì, idea. appena hai detto, ma ci sono delle zucchine enormi, Faccio le zucchine ripiene. E geneticamente infatti stasera andiamo, modificate. stasera andiamo a mangiarcele. Ma ho Ho visto che... visto anche che si possono fare fritte, tagliate a dadini, impanate nella Ma ormai le ha farina e fatte così, fritte. lo No, so. per il futuro, perché a Ah, me ok. ispiravano queste cose qua. Sì, anche a me quando me l'hanno. Quando l'ho letto mi sono piaciute. Impanate fritte così, con Devono accompagnamento delle essere patate, ottime. magari mettiamo. Anche per No, la quello non lo vellutata, so. per l'inverno, La sì. vellutata ha tanta roba, ragazzi. Spacca. La farò in una videoricetta. Benedetto Parodo tornerà più forte di A prima. fare la La vellutata. vellutata che non ho minimamente idea Di di come cosa. si faccia. Vellutata mi dai l'idea che ci si deve usare uno shake, una roba del Non lo genere. so, Baso, non ne ho idea, ma ce l'abbiamo Scrivetemi per sicuramente favore la ricetta della della vellutata che vellutata. la ripropongo in una videoricetta. Che sia Ok. breve perché non c'ho voglia, ragazzi. Ve lo dico già. Già tornati e già pronti col pigiamino, facce Oh. distrutte, era Moiki. Sì, mi ha Lui come squarciato inizia a la parlare, mano. sì, come inizia a parlare si lancia sul letto perché vuole per forza fare il collasso Ci collettivo. tiene lui, ci tiene, ci ha preso gusto. Adesso andiamo, quindi 3, 2, 1 e buonanotte!